Ciao e benvenuto innanzitutto nel nostro sito. Il video che hai deciso di guardare è un piccolo regalo che vogliamo fare a chi come te è interessato al nostro sito e alle problematiche aziendali di cui cerchiamo di chiarire i punti oscuri. Allora, innanzitutto, tanto per iniziare, diamo due parole su questo sito. È un sito che abbiamo realizzato in particolare per informare e trattare le problematiche che molto spesso le aziende trovano nella gestione quotidiana dell'impresa, in particolare nei rapporti con le banche, ma anche in generale per tutto ciò che riguarda la finanza d'impresa. E come ti sarai accorto, credo, leggendo un po' gli articoli del sito, cerchiamo di mantenere un approccio volutamente semplificato alle tematiche che trattiamo, cercando soprattutto di utilizzare un linguaggio il più semplice possibile. Questo perché vogliamo cambiare radicalmente il modo con cui vengono trattati questi argomenti. Su internet, infatti, si trovano decine e decine di siti che trattano questi temi, però cos'è che accade? Uno, magari offrono servizi non adeguati e due, a volte con un costo maggiore rispetto al nostro, in definitiva, questo sicuramente. Allora, in Italia infatti, parliamoci chiaro, la quasi totalità delle imprese è di piccola o al massimo media dimensione, costituita in pratica da aziende con al massimo una decina di dipendenti. Ma invece cos'è che succede? Che questi siti trattano questi argomenti come se parlassero a delle imprese di grandi dimensioni, con delle spiegazioni a volte talmente tecniche ed approfondite che neanche se parlassero a professori universitari o a professionisti esperti sarebbero in grado di essere capiti, voglio dire. E quindi finisce che inevitabilmente le piccole aziende si ritrovano prive di ogni aiuto pratico proprio nella gestione quotidiana dell'azienda, oppure alle prese con software che costano un patrimonio ma più delle volte non sono neanche adatti alla realtà della piccola azienda. E questo è quindi il fine di questo sito, è anche quello del video in realtà, perché in questo video voglio darti una serie di semplici regole e piccoli trucchi per controllare e migliorare quella che è la tua centrale rischi. Ma cos'è la centrale di rischi? Abbiamo fatto proprio un articolo su questo argomento, che adesso vado a farti vedere. Come leggere in modo semplice la tua centrale rischi senza diventare pazzo. Appunto, è proprio io, infatti non vorrei dilungarmi troppo qui in questo video per spiegarti come controllarla, la centrale rischi. Basterà in questo caso dare una semplice occhiata a questo articolo che è molto chiaro, spiega un po' tutte le regole per leggerla e controllarla con questo esempio molto semplice. E per le finalità del video, diciamo che ti basta sapere che si tratta molto semplicemente di un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia su quelli che sono i rapporti finanziari degli attori economici, cioè delle aziende, nei confronti di banche e società finanziarie. E quindi tutti i mesi ogni istituto di credito fornisce le quantità e il livello di utilizzo delle linee di credito che ha concesso, nonché eventuali sconfinamenti o ritardi nei pagamenti da parte di ogni cliente segnalato a Banca d'Italia. Quindi, ad esempio, se hai 100.000 euro di scoperto di conto corrente, a fine mese viene fuori che ne hai utilizzato 80.000, la banca in quel caso lì segnalerà in centrale dei rischi il tuo utilizzo soltanto per 80.000 euro rispetto a un concesso di 100.000 euro. Molto semplice. Quella cosa che è importante invece da capire è che la centrale dei rischi influisce sul tuo rating in modo pe molto pesante e inoltre influisce conseguentemente anche sugli interessi in pratica che devi pagare alla banca per i prestiti che ti concede. Dunque, è ormai diventato un aspetto fondamentale per gestire con successo un'azienda l'avere una buona centrale di rischi. Ma come fare per avere appunto questa centrale di rischi in ottime condizioni? Perché non è che è sufficiente semplicemente controllarla alla fine di ogni mese, come è indicato appunto in questo articolo di cui ti ho parlato, che vedi qui.
Questa è soltanto un'attività per così dire passiva, ok? Ma do non dovrà limitarsi solamente a controllare quanto viene riportato e intervenire per richiedere eventuali correzioni oppure delle modifiche laddove si verificassero, per esempio, delle incongruenze. Dovrà invece assumere un atteggiamento per così dire attivo. Cioè, una volta controllata la centrale dei rischi e verificata l'assenza di questi errori, è fondamentale infatti valutare i risultati delle tue azioni sui conti correnti bancari e all'occorrenza verificare se determinati atteggiamenti, un cambiamento dei tuoi atteggiamenti, dei tuoi comportamenti possa portare a un miglioramento anche nella tua valutazione e dunque anche a un miglioramento del rating. In pratica diciamo che se conosci le regole del gioco, cioè se conosci come funziona la centrale di rischi, in pratica sei in grado di sapere anche come le tue azioni possono influenzare la valutazione che compie la banca su di te e le segnalazioni conseguentemente che effettua nei confronti della Banca d'Italia, ok? E quindi facciamo un piccolo esempio. Per avere una migliore centrale di rischi è meglio, per esempio, pagare un fornitore pur subendo un piccolo sconfinamento in centrale di rischi, perché magari non abbiamo tutti i soldi disponibili, perché vogliamo in questo caso non pregiudicare i rapporti che abbiamo con questo fornitore, magari perché i prezzi che ci vengono praticati sono molto buoni. Oppure è meglio invece non sconfinare la linea di credito in centrale di rischi. Oppure un altro esempio, è meglio pagare la rata del finanziamento a medio-lungo termine oppure utilizzare i soldi per non sconfinare su un normale conto corrente, su un normale affidamento di conto corrente? Quindi sono delle domande all'apparenza banali e ci sono delle semplici regole comportamentali che è facile seguire e che a prima vista sembrerebbero anch'esse banali. Ma che invece, se costantemente seguite, diventano fondamentali per migliorare la tua centrale di rischi. Nella maggior parte degli imprenditori, invece, capita molto spesso che anche con aziende di importanti dimensioni, spesso ignora queste semplici regole e ancora peggio ne trascura le conseguenze che poi hanno sulla loro centrale di rischi. Ma andiamo a vederla un po'. Queste 8 regole. La prima regola: mai sconfinare o essere insolventi per più di 90 giorni consecutivi. E qui non sconfinare mai ovviamente sarebbe l'ideale, ma se si passa un periodo difficile e quindi se non riesci a rimanere entro il concesso, non è che puoi farci molto. Ti può succedere che potrai sconfinare in qualche linea di credito. In questi casi devi assolutamente cercare di rimanere entro i 90 giorni consecutivi di sconfinamento, cioè cercare di interrompere il periodo di tempo in cui stai sconfinando. E quindi prima di questo limite temporale dovrai cercare di ripianarlo, questo sconfinamento, oppure se si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine, di pagare la relativa rata. Oltre questo termine, infatti, questo limite temporale, il giudizio della banca sull'azienda cambia in peggio, molto peggio. E l'andamentale, cioè come la banca è solita chiamare il tuo comportamento con l'istituto di credito, è influenzato negativamente da sconfinamenti o ritardi nei pagamenti. E appunto oltre questi 90 giorni, i codici, che sono appunto i sistemi con cui la banca valuta la tua azienda, peggiorano sensibilmente. Cerca quindi di far ruotare, come si dice, l'insoluto o lo sconfinamento sulle varie banche con cui lavori, interrompendone la continuità proprio. E chiaramente se si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine, quando saldi l'arretrato o parte di esso, specifica formalmente che il pagamento è da imputare alla rata più vecchia e non all'ultima. Chiaramente questo facilità nel mantenerti entro i 90 giorni. La regola numero 2 è molto simile perché dice mai sconfinare o essere insolventi per più di 280 giorni. Praticamente se non riesci a rimanere entro i 90 giorni facendo passare lo sconfinamento da una banca all'altra,
cerca almeno di rimanere entro 180 giorni. Questo limite temporale è infatti ancora più importante, forse perché trasforma quello che magari è un semplice ritardo, un insoluto, uno sconfinamento, in un vero e proprio past due, che è il termine tecnico che le banche usano per identificare un vero e proprio, una vera e propria sofferenza da un semplice ritardo di pagamento. E questo fa scivolare il tuo rating a livello di default, che è praticamente il più basso. Quindi occhio ancora di più al termine dei 180 giorni. La regola 3, in caso di insoluto sconfinamento, scegliete una linea revoca. Quindi, se proprio non riesci o non puoi rimanere entro gli affidamenti concessi, all'occorrenza scegli almeno di sconfinare su una linea revoca, cioè un'apertura di credito in conto corrente, un fido di conto corrente, piuttosto che a una linea a medio-lungo termine, quindi non pagare una rata di un finanziamento. Perché questo è infatti molto meno dannoso intaccare le linee a revoca che quelle a medio-lungo termine, quindi mutui, leasing o finanziamenti, ok? Regola numero 4, attingere liquidità dalle linee di credito sottoutilizzate. Questo è un punto chiave. Praticamente, come abbiamo visto anche per le prime due regole, è fondamentale coprire gli eventuali buchi su una banca con del denaro che avete a disposizione su altre banche con cui lavorate, cioè quello che prima si è detto far girare lo sconfinamento. Quindi, se devi per esempio pagare una rata di un finanziamento con la banca A, ma non hai soldi su questa banca, sulla banca A, dovrai andare a prelevarli dalla banca B, dove magari hai uno scoperto di conto corrente che in quel momento magari non stai utilizzando appieno, e quindi dove c'hai ancora del margine a disposizione prima di raggiungere il limite di affidamento che ti hanno concesso. E quindi è importante controllare i limiti che ti hanno concesso su ogni banca e cercare di bilanciare, di andare a prendere i soldi laddove ci sono per tappare buchi, laddove invece ti puoi trovare in difficoltà con le diverse banche. Sembra un'ovvietà, ma molte volte accade che un'azienda si ritrovi una rata in arretrato o uno sconfinamento con una banca e nonostante abbia la somma di denaro disponibile presso un'altra banca, comunque non saldi questo arretrato. E vedremo a proposito di questo anche un secondo video che metterò sul sito e che tratterà proprio un esempio di come questo atteggiamento porti a delle conseguenze molto gravi e come è in realtà molto semplice coprire i relativi buchi e i diversi buchi nelle diverse banche, ok? Però per il momento prestate attenzione a queste cose e all'apparenza banali, ok? Regola numero 5, ridiscutete gli importi concessi in presenza di sconfini. Chiaramente cosa può accadere però se non riesci a rimanere entro gli affidamenti che la tua banca ti ha concesso? Cos'è che puoi fare? La cosa più ovvia è richiedere un adeguamento di questi importi. E in questi casi infatti puoi cercare di ottenere un aumento dalla tua banca che non necessariamente valuterà questa richiesta in modo negativo. Infatti, ad esempio, potrebbe ritenerla una richiesta giustificata in qualche caso. Chiaramente deve esserci una gestione da parte tua razionale delle tue linee di affidamento, cioè deve esserci una razionalità, deve essere molto chiara alla banca. Dovrai essere anche bravo a spiegarla, oppure addirittura potrebbe valutarlo anche positivamente questa richiesta. E questo per mantenere bassi i rischi sui propri impieghi, cioè sugli impieghi della banca. Infatti, devi sapere che non è che è positivo per la banca avere un cliente con un rating piuttosto basso, perché per le motivazioni interne loro più hanno clienti con rating bassi, più sono costretti a tenere una riserva di denaro ferma in bilancio per coprire eventualmente le perdite che possono derivare da questi rating bassi. Quindi più che il rating del loro cliente è elevato, più che loro sono contenti, ok? Quindi se la tua richiesta potrebbe andare a migliorare il tuo stesso rating, potrebbero valutarla positivamente. Regola numero 6, equilibrio tra le linee a revoca e l'autoliquidanti. Chiaramente devi cercare quindi di mantenere un certo equilibrio tra le linee autoliquidanti, cioè
le linee costituite dai soldi che la banca ti ha anticipato a fronte della presentazione di fatture e crediti commerciali e le linee a revoca, che è sempre con quella banca, chiaramente. E ad esempio ho scoperto di conto corrente e fido di conto corrente. Questo perché? Perché se ti vanno in scadenza alcune fatture e vanno impagate, la banca automaticamente coprirà tale ammanco di denaro attingendo i soldi dal conto corrente che ha a disposizione. Ma se questo fido di conto corrente non è abbastanza capiente, sicuramente ti manderà in sconfinamento su quel conto corrente. Quindi devi avere sempre una certa riserva di sicurezza, una riserva di denaro, ok? Al fine di coprire eventuali buchi sugli autoliquidanti. Regola numero 7, equilibrio nell'utilizzo delle linee a revoca. Questa è direttamente collegata alla precedente regola, in quanto suggerisce di mantenere un certo equilibrio anche nell'utilizzo delle singole linee a revoca. Cioè, se ad esempio hai un importo concesso di 100.000 euro, di 100, cerca di mantenere un utilizzato al massimo di 75. Cioè cerca di rimanere tra il 50% e il 75% dell'affidamento che ti è stato concesso. Perché proprio tra il 50 e il 75%? Perché se sopra il 75%, ovviamente questo significa che non hai, cioè la banca giudica il fatto che non hai molti margini di manovra se all'occorrenza dovessi avere bisogno di un po' di denaro, ok? Però anche troppo poco non è valutato positivamente, perché facciamo ad esempio, se tu utilizzassi soltanto 40 di questo affidamento di 100, la banca, in questo caso la banca A ad esempio, potrebbe pensare che qualche altra banca ti ha bloccato l'utilizzo degli affidamenti a breve. Ora, chiaramente questo 40 su 100 è chiaramente, devi intenderlo come utilizzo a sistema, cioè aggregando tutte le linee a revoca che hai con tutte le banche del sistema. Infatti, ogni singola banca vede i dati centrale rischi relativa alla propria banca, chiaramente, e poi non è che vede tutti i dati per tutte le banche, vede soltanto il dato a sistema, come puoi vedere anche nell'articolo di cui ti parlavo prima, è molto semplice, molto facile da capire. Quindi, se a sistema vede che te su un totale che ti è stato concesso da tutte le banche insieme di 100 ne utilizzi solo 40, magari potrebbe pensare che hai dei problemi con qualche banca e che per questo motivo ti abbia negato l'utilizzo di queste linee di credito. Ecco il perché del giudizio negativo su un utilizzato così basso, ok? Quindi l'utilizzo del conto in definitiva deve essere equilibrato tra il 50 e il 75%, né più né meno, insomma. Ultima regola, distribuite equamente i crediti rischiosi che avete. Insomma, sì, questa è un'ultima regola molto semplice. Semplicemente cercate di distribuire tra le varie banche con cui operate i crediti e le fatture, soprattutto di quelle che sapete già che hanno un livello molto basso. Okay? Quindi la regola è di cercare di mantenere un buon andamentale e positivi rapporti con tutte le banche. Ok? Quindi ecco le 8 regole sono queste, abbiamo finito, sono semplici regoline che possono aiutarti però nel miglioramento della tua centrale di rischio, ok? E man mano che inizierai a metterle in pratica ti accorgerai di quanto in realtà sia semplice mantenere corretti rapporti con le banche e dunque anche un buon andamentale, in definitiva un buon rating, ok? Quindi diciamo è tutto per questo video. Io direi che potrei continuare a visitare il nostro sito per tenerti aggiornato sulle problematiche di tuo interesse. E ciao, ci vediamo la prossima volta. Buoni profitti e buoni utili.